La, eccola. Come mai arrivi sempre prima di me? Devi aspettarmi. Ti sei fermata, vuol dire che siamo arrivati, però guardo il diario perché te non racconti mai niente. Allora, vediamo, Matilde, ma Paolino non aveva né la moglie né nei figli che si chiamavano così. Ah, torre Matilde, ho capito, la torre, però devi aspettarmi, non camminare forte così. Dei pirati e il progressivo arretramento del mare fanno comprendere che il vecchio castello costruito nel 1172 non basta più a difendere Viareggio. Così il 5 giugno 1534 il Senato di Lucca decreta la costruzione di una nuova torre più idonea e sicura per proteggere il porto e le navi dagli attacchi pirateschi. Il vecchio castello piano piano viene demolito e molte delle sue grandi pietre vengono trasferite in piazza Santa Maria, al di qua del canale Burlamacca, e utilizzate per costruire la nuova torre che, per garantire maggiore difesa, viene addirittura dotata di armi pesanti, cannoni e bombarde. Inoltre vi si insidia una guarnigione molto speciale, composta da coloro che si sono distinti per indisciplina e si sono macchiati di varie colpe. Una sorta di punizione per i militari. Viareggio all'epoca era infatti ben lontana da quel territorio ospitale che conosciamo oggi. La storia racconta che a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo un furioso temporale si scatenò su Viareggio. Una donna e una bambina furono sorprese dalla tempesta. Non sapevano dove rifugiarsi, così furono costrette a incamminarsi sotto la pioggia. La bambina ad un certo punto lasciò la mano della madre e andò ad inginocchiarsi in mezzo alla strada, a due passi dalla Torre Matilde. Chiese alla Madonna la grazia di poter trovare un rifugio, dato che la loro baracca era ancora lontana. Subito dopo, la Torre Matilde tremò in maniera violenta, dando l'impressione di crollare, ma dopo quel botto il temporale cessò. La torre aveva chiamato a sé il fulmine e lo aveva fatto scaricare a terra, neutralizzando così il rischio che colpisse il vicino deposito di polvere da sparo. La Torre Matilde, nome che nacque da un errore storico che attribuì la costruzione alla duchessa Matilde di Canossa, venne terminata come previsto nel 1542.
Vicino alla torre, alcuni anni dopo, fu edificato il palazzo destinato ad ospitare il commissario di spiaggia, che aveva l'incarico di disciplinare il movimento delle merci che transitavano dal modesto scalo marittimo. Il palazzo fu collegato alla torre mediante un loggiato per permettere al commissario di portarsi a riparo delle sue spesse mura in caso di eventuali pericoli. Nei primi anni del XVI secolo fu rialzata di un piano, ma questa sopraelevazione fu demolita nel 1947. L'ultimo piano fu dotato di campanile a vela e collocato con due campane. Nei primi anni dell'Ottocento la torre fu adibita per la prima volta a carcere, non adatto per ospitare detenuti criminali, poi anche a bagno dei forzati. A partire dal 1823, dopo che le carceri furono trasferite a Camaiore, la torre fu destinata esclusivamente a bagno dei forzati, fino al 1847, quando anche questa funzione fu soppressa dal Granduca di Toscana. Dal marzo 1848 a maggio 1849 divenne sede della Guardia Civica, poi rimase inutilizzata per diverso tempo. Allora il municipio chiese al governo toscano di adibirla a carcere pretorile. La torre definitivamente diventò carcere e fu strutturata in sei celle, dai nomi di Pontida, Napoli, Mantova, Venezia, Solferino e Legnano, ognuna delle quali in grado di ospitare fino a sei detenuti, e mantenne questa funzione fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo anni di abbandono, nel 2020 un accurato restauro conservativo voluto dall'amministrazione comunale ha riportato la struttura alla splendida configurazione originale. Cara bussola, ti ho fregato? Questa volta ho visto sul diario qual è il prossimo viaggio. Ci vado da solo. Non mi aspetti mai, ora vado da me. Va bene, non tremare, non piangere. Ti porto con me. Però mi aspetti la prossima volta, eh? Andiamo, dai, andiamo, dai.